Ciao, fragolini! Allora, finalmente dopo tanto tempo ho comprato l'iPhone Pro 14. Allora, in questo video facciamo l'unboxing insieme, vi faccio vedere che cosa c'è dentro nell'iPhone e in più lo colleghiamo al computer così vediamo insieme. Il collegamento anche tramite computer perché giustamente per accendere l'iPhone dovete attaccarlo al computer e poi trasferire tutti i dati per cui questo lo facciamo insieme ehm, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi un like e seguirmi su Instagram che lì metto le nuove foto eh, dell'iPhone Pro e ovviamente anche video e quello che faccio con l'iPhone nuovo. Allora, io vi dico solo che l'ho prenotato uh, due settimane fa nel sito uh, di un negozio qua a Como vicino a me. E vi dico che ci ha messo pochissimo ad arrivare. Questo è il pacco che ho già aperto in una settimana. Mi è arrivato il telefono, non ho aspettato tanto, invece se lo ordinavo eh, praticamente eh, dalla Apple mi doveva arrivare verso ottobre e io non volevo aspettare un mese, per cui eh, ho visto che con questo mh, lo spediscono col GLS e in una settimana ti arriva il telefono, invece con, con la Apple devi aspettare un mese per far sì che ti arriva il telefono. E poi ho comprato anche tutto quello che mi serviva mh, praticamente nel negozio della Apple, cioè il negozio eh, sul sito della Apple eh, che adesso vi farò vedere che cosa ho preso. Ehm, anche questo in una settimana mi sono arrivate, diciamo, veloce le cose che mi servono. Iniziamo e, e vi faccio vedere anche il colore che ho scelto. Per cui vi faccio vedere tutto, tutto. Ovviamente ho comprato anche la, il vetro temperato per l'iPhone, perché così almeno non mi si rompe, e ce l'ho già nuovo. Vi faccio vedere, e andiamo a, a fare l'unboxing insieme. Allora, queste sono le cose che ho comprato io: l'iPhone. Le, le cuffie, quelle uscite eh, insieme all'iPhone e ho deciso anche di fare l'incisione col nome e ho preso queste qua della Magsafe, ovviamente io non so mh, bene l'inglese, non so neanche pronunciare, per cui non ditemi come si pronuncia perché se io non so l'inglese non mi interessa come si pronuncia se ho sbagliato perché... Mh, avete capito no per cui ho preso queste ho preso l'alimentatore per, per caricare l'iPhone perché questo non c'è dentro all'iPhone e in più la cover questa qua trasparente per cui vi faccio vedere allora i prezzi l'iPhone 1339 euro questo qua l'ho pagato la cover 60 euro questo 25 euro e le, le cuffie praticamente 230 euro in totale ho speso 1600 euro totali allora spacchettiamo queste cose qua per prima perché così almeno dato che ci servono le spacchettiamo allora dentro è fatto così questo per caricare adesso lo fanno così non lo fanno come prima scusate lo zoom questo è il primo l'alimentatore con le, le istruzioni però vabbè non servono giustamente e c'è questo che ci serve questo lo dovete comprare a parte poi vediamo la cover come è fatta. Io l'ho presa trasparente perché mi piace far vedere il colore del mio iPhone, per cui questa è la cover trasparente che poi è di plastica, ma è bella cioè si sente che è dura e non si cioè almeno credo che non si rompe. Comunque, questa è la cover che è molto carina, e poi vediamo le cuffie. Che sono queste. Io non ho aperto niente perché volevo aprirlo con voi per cui li apriamo insieme scusate del per la luce, ma il telefono non è delle migliori e ovviamente. Eh, Sto usando le luci perché non si vede niente. Allora, vediamo come sono fatte. Wow, che belle! Ho, ho messo il mio nome. Che bello. Lo spacchettiamo. wow così non lo perdo ho scritto le mie iniziali ale ah, ho fatto il cuoricino beh non sono niente male molto belle adesso non so se sono cariche ma non penso poi li collegherò su sull'iPhone così ho le cuffie senza problemi Belle, mi piacciono col mio nome l'incisione, belle, molto belle. E queste qua sono le cuffie, che vabbè. Qua ci sono anche sempre le stesse cose. Allora, andiamo avanti e vediamo di spacchettare il nostro iPhone. Facciamo così. Secondo voi che colore l'ho scelto? Allora, questo è l'iPhone Pro 14, è di 128 GB. Non ho preso il Pro Max perché io sono abituata con il telefono, diciamo, piccolo e non grande. Perché anche per, diciamo, per il lavoro, per quello che devo fare, eh, per me è scomodo avere il Pro Max e allora... Preferisco questo che eh, i Pro Max. I giga ho preso quelli da 128 perché eh, non volevo spendere molto di più, dato che ho preso anche la cover, le cuffie, eccetera. Allora, alla fine eh, il totale di tutto eh, 1600 euro. Lo spacchettiamo e vi faccio vedere il colore 1-2 da questo, allora sembra grigio nella mia telecamera, cioè sembra grigio ma in realtà è viola scuro, alla fine ho preso l'iPhone viola scuro, cioè guardate che bello, poi ve lo farò vedere meglio tramite foto e nei video, su... nei video... foto e video su Instagram, cioè... Invece dentro troviamo il cavo, che è questo qua che è diverso. E vabbè, le solite cose: questo per la sim. E l'adesivo della Apple, questo qua ci cioè, sono dentro queste cose qua. Peccato che eh, con. Eh, Peccato che non mettono più l'alimentatore dentro, ma solo il cavo, perché sinceramente 25 euro questo più, eh, più devi comprare, diciamo, l'iPhone non conviene tanto, però vabbè. Mh, ormai io eh, mi trovo bene con l'iPhone, non ho mai avuto problemi. Ehm, Durano tanto Perché durano tanto Questi Ad esempio questo qua Io da 4 anni Quasi 5 anni che ce l'ho E l'ho praticamente rotto Come non so cosa Questo è l'iPhone 11 E io i telefoni non li cambio ogni anno Ma li cambio dopo 3-4 anni Dipende ovviamente dal telefono se, se è rotto oppure no Tutto qua Dato che eh, avevo bisogno del telefono, allora alla fine ho deciso di comprare questo qua nuovo, cioè è bellissimo. L'unica cosa è che non riesco a farvelo vedere bene perché la qualità di quello che io registro adesso mh, non è ottima. Allora lo, lo accendiamo insieme e lo, lo spacchettiamo insieme. Adesso di sicuro dovrò mh, collegarlo al computer come sempre. Per cui. Tiriamo via tutto questo, questo lo mettiamo da parte, apriamo. Cioè, la cosa più bella è tirare via questo, per cui adesso lo tiriamo via. E prima però devo mettere anche il vetro. Ovviamente non vi faccio vedere come si mette il vetro perché lo, ho già fatto un video a parte. Dove vi ho fatto vedere come si mette per cui io adesso metto il mio vetro temperato, che è questo qua. Ho preso anche questo da mettere nella vicino alla telecamera per proteggere, e, e questo è il vetro temperato. Per cui io adesso lo metto su. Non, perché, questo non è dove metto su. Non, non è un video dove vi faccio vedere come si mette il vetro temperato. Ma è il video dell'iPhone. Per cui lo apriamo insieme. 3, 2, 1. wow è bellissimo cioè dal vivo è ancora più bello adesso metto il vetro su così non, non sporco con le mani dopo aver messo il vetro temperato così almeno così almeno non si spo, non si sporca il vetro Adesso lo accendiamo insieme. E adesso dobbiamo cercare l'italiano, facciamo italiano. Scegli il tuo paese. Allora, mm. vediamo se c'è. Ovviamente deve per forza esserci. Mm. Mm, 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 mm. Italia scegli se vuoi che l'iPhone si rivolga a te con la forma femminile maschile o neutra allora io preferisco femminile inizia subito configura manualmente perché adesso lo configuriamo Ovviamente dobbiamo mettere la Wi-Fi, per adesso io metto questa qua dei miei, ma poi giustamente la cambio e metto la mia nuova quando sarò nella nuova casa. Wi-Fi e password inserite. Dobbiamo aspettare qualche minuto. Ovviamente mh, lo mh, puoi collegare anche tramite PC, infatti io ho già qua il PC. Dati privacy continua, adesso c'è la uh, faccia ID da mettere. Come configurare la faccia ID? Inizia. Usa, faccio di con la mascherina. Ah, adesso non ho messo anche, <ride> non ci credo. Adesso puoi metterlo anche con la mascherina. Allora, puoi farlo, puoi eh, decidere di non farlo o, o di farlo. Allora, io, dato che la mascherina ce l'ho eh, sul tavolo, non ho voglia di prenderla. Per cui, per adesso, Mm, dico di non fare la fece id con la mascherina poi eh, ovviamente cambio e faccio, perché secondo me così è più comodo per cui non usare fece id con la mascherina hai configurato fetch di continua crea un codice che ovviamente sarà per l'iphone e questo non ve lo faccio vedere allora, dopo ho inserito il codice nuovo. Qua c'è app e dati. Trasferisci direttamente da iPhone. Ripristina backup, ripristina Mac, PC. Allora, io direi di trasferire direttamente da iPhone a iPhone. Ok, ripristina backup. che okay. è questo che devo mettere su. Ok, accetta. Configuriamo l'ID dell'Apple. Ci ho messo un po' perché ora che inserisci la password, le mail, poi se non va la wifi, ovviamente non te lo prende. E adesso dovrebbe trasferire tutto quello che ho nell'iPhone vecchio, che è questo qua, di questo telefono qua. Perché se non mi sbaglio adesso non è più come prima che l'iPhone va attaccato eh, ovviamente al computer. Adesso lo puoi fare tramite telefono con il telefono vecchio. Allora 20 luglio, iPhone 6, 19 ottobre. Madonna. Uh, no iphone 11 perché io ho altri due telefoni di iphone che sono iphone 6 iphone 11 e iphone continua tieni aggiornato il tuo iphone continua ogni tanto ho messo anche la cover questo qua trasparente solo che lo devo, pul oh, devo pulire il telefono perché invece di mettere prima la cover alla fine poi l'ho sporcato. E adesso aspettiamo. Credo che ci vuole un po' per fare l'aggiornamento. Di sicuro, però la wifi è scarsa perché si vede anche che la wifi è scarsa. Non prende mai. comunque sono soddisfatta di averlo comprato ovviamente adesso guardiamo anche le foto e video come li fa allora configura un piano cellulare trasferisci da iPhone alle vicinanze user codice QR no trasferisci con l'iPhone questo qui poi ovviamente ci sono tutte queste cose che devi fare la configurazione in tutto condividi i sviluppatori sto emergenza continua ripristino e clode sono riuscita dopo un'ora ma veramente un'ora dopo un'ora perché alla fine ho dovuto aggiornare eh, nell'altro telefono eh, iOS 16 questo qua e dato che non ce l'avevo nel vecchio telefono ho dovuto aggiornare l'iPhone eh, sul vecchio per poi ovviamente ripristinare tutto da qua adesso c'è il ripristino e poi vediamo cosa succede vuole un po ok ce la possiamo fare diciamo che ci vuole tanto per fare l'aggiornamento e in più per trasferire tutti i dati che hai nel vecchio telefono a questo però la cosa buona che hanno fatto è che non, non devi più collegare il telefono tramite computer perché io poi alla fine ho messo il mio nuovo computer che ho no, e pensavo che dovevo collegarlo al mio nuovo computer, invece no, adesso si, si sta caricando e poi credo che avrà finito. Sono riuscita, meno male. Ok, allora vabbè, questa è la foto Che la devo cambiare. Allora, prima di tutto, cambio lo sfondo perché. Ehm, dato che da un bel po' che non ho aggiornato nel vecchio telefono allora preferisco cambiare lo sfondo e adesso mi sta installando tutte le app che avevo nel cioè, che ho nel telefono quello vecchio solo che ho notato che non, non ho tutte queste app per cui mi ha praticamente installato le app vecchie che avevo e mo adesso lo devo rimettere tutto a posto, devo, ovviamente modificare bene il telefono perché cioè comunque è molto bello perché ti dice eh, il giorno, l'ora, eh, il tempo adesso ci sono 20 gradi, c'è il sole, è molto poi lo puoi fare con la faccia, lo sblocchi con la faccia, lo sblocchi con la mascherina. Qua ci sono tutte le applicazioni. Allora vediamo, configura ok. Beh, adesso proviamo la differenza tra quello mh, come si dice tra l'iPhone vecchio con l'iPhone nuovo, allora qua abbiamo, scusate, abbiamo la team lapse lo slow motion il cinema che non so che cos'è ah, c'è cioè così solo che io adesso sono un po' troppo vicino poi c'è il video che può essere sia così wow c'è aspettate che non vedete ok Calcolate che il mio PC è lontano, guardate lo zoom spettacolare! A confronto di quello che avevo prima, poi c'è il 2, l'1 e lo 05. Poi c'è foto che è uguale. Scusate, ma poi ritratto, luce naturale, set fotografico, con tuning, teatro. Questo è uguale a quello che ho prima e poi panoramica, che ovviamente anche questo c'è zoom e così beh, direi che la qualità già la vedo che ottima perché adesso vi faccio vedere faccio vedere la qualità, la qualità tra questo e quello, cioè guardate la differenza guardate la differenza dei colori si vede un botto c'è cioè anche se lo me... allora che poi se vedete uno per e è molto diverso adesso non so come farvelo vedere però si vede tanto la qualità anche sul fatto dei video si vede si vede molto poi qua puoi metterlo in 30, in 60, in HD o in 4K io di solito metto anche in HD perché non mi sopporta il programma in 4K per cui con il programma che registro io con la montatura di video non mi sopporta al 4K per cui devo per forza registrare in HD Qua invece c'è quello da 60. Eh, vediamo se riesco ad andare in impostazione. Oh, questo non so. Ah, modalitazione: è. questa è modalitazione. È necessario più luce, solo che non so. Allora, dato che non so tutte queste funzionalità del nuovo telefono, perché giustamente è nuovo, l'ho appena comprato. Eh, allora, io l'ho ordinato il 10 di settembre. Quando eh, dove mh, potevi, diciamo, preordinare il, il cellulare, allora l'ho ordinato il 10 settembre e, e dopo neanche sette giorni mi è arrivato, per cui calcolate il 16-15 settembre mi è arrivato adesso più o meno non lo so. Comunque, direi che la qualità è molto ottima perché si vede un botto, poi, qua a tutte le impostazioni io non ho la copertura qua. Perché giustamente è a pagamento, per cui dire di no, è meglio di no, e poi vabbè, ci sono tutte queste qua, dobbiamo ovviamente aggiornare e i siri. non dovrebbe essere attivo. Mi sembra di sì. Proviamo. Ehi, Siri. No, allora non è attivo. Allora in teoria dovrei configurare tutto qua. Solo che di solito non metto la carta nel, nel cellulare. Si sono verificati problemi di connessione. Riprova fra qualche minuto. Sì, mi ero dimenticata che ho il computer acceso e sta andando. Ah, per quello il wifi non va, per quello che ci sono problemi con il fatto di Siri. Ora, io direi che dato che non voglio che dura tanto questo video, no, poi devo mettere anche a posto tutto il telefono. Questo non so che cos'è. Mi è uscito fitness, personalità, fitness, salute, donna. Altezza peso, il mio obiettivo giornaliero. Di più. Allora attiviamo. Che figo! C'è anche. Adesso con la luce, ok, meglio così ti dice eh, quanto movimento hai fatto. Io ho messo 390 calorie. Ti dice i passi, le distanze che fai e praticamente come se ah, bello condividi attività. Allora, vediamo un po', aspettate che devo andare su impostazioni generali e vediamo lo spazio dell'iPhone. Allora, il mio di 128 giga spero che non occupa così tanto, che tutte le cose che devo mettere non occupano così tanto all'iPhone di 128 giga perché se no devo prenderlo un po' più grande. Ovviamente non posso tenermi così tante foto comunque. Eh, Vediamo lo zoom beh, lo zoom lo fa bene cioè secondo me zoom zoom non è male, anche le foto si vedono molto bene anche con lo zoom 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 bene zoom ovviamente non è che uno, però direi che le fa. Come si deve e in più si vedono bene. Ovviamente, volevo fare una prova. Scusate, ma volevo fare una prova. Vediamo così. Vediamo eh, se, se. Mamma mia, che differenza! Ce n'è tanta, molta differenza. Lo userò come si deve. Eh, capirò bene come si, si usano le impostazioni della telecamera, e poi, ehm, ovviamente, le foto, i video, eccetera, li metterò su Instagram così vi farò vedere come vengono le foto e eh, giustamente anche eh, i video e come si vedono i video. Sì. la qualità è bellissima si vede veramente è, è, è molto diverso da c'è molto diversa la qualità si vede come ovviamente non avendo un iPhone 13 non posso sapere se è uguale eh, o no credo che cambia eh, la telecamera quello è sicuro cambia la telecamera cambia quasi tutto sicuro non avendo un iPhone 13 non posso diciamo farvi vedere la differenza volevo farvi vedere quanti iPhone Ho, ho l'iPhone eh, 14 Pro che è questo iPhone 11 iPhone 6 e iPhone 5 in più il MacBook Pro eh, che è quello nuovo che ho appena comp comprato direi che le foto e tutto il resto ve le farò vedere ve le metterò sul mio Instagram per cui seguitemi sul mio Instagram. Eh, sono soddisfatta e felice della mia scelta e niente, mh, non... ovviamente. Eh, non vi spiego. Altre cose perché giustamente lo faranno quelli che sono più esperti di me eh, spiegando bene le fotocamere, l'impostazione. e Tutto il resto. E io volevo solo farvi vedere il mio nuovo iPhone e quello che c'era dentro nella scatola, detto questo, detto questo, eh, credo che il video sia durato anche fin troppo spero che eh, vi è stato utile e eh, vi piace questo video io direi che eh, vado avanti a metterlo a posto eh, tutte le app eh, quello e che, quello che mi serve la sim non l'ho ancora inserita perché ce l'ho ancora in quello vecchio e allora eh, ah, le mh, queste le iPod eh, lo installerò quando finirò di, di mettere a posto il telefono lo installerò e poi, se riesco, vi faccio un video a parte un, un, in un blog dove vi faccio vedere uh, come si inseriscono, eccetera. E, e poi, niente. Vi farò vedere le foto e i video uh, su Instagram. Per cui, mi raccomando, scusate se è storto, ma il cavalletto si è rotto e, e niente. Fatemi sapere se anche voi avete comprato l'iPhone 14 e quale avete preso di quanti giga. E noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché ci saranno tantissime novità e tantissimi nuovi video belli, specialmente anche nuovi acquisti. Detto questo, io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video anche perché questo video voi lo vedete martedì subito oggi è lunedì entro domani deve essere già pubblicato e montato per cui io vado subito a montare questo video e eh, ve lo pubblico martedì spero alle 2 se no alle 8 ma martedì sicuro al 100% che vedete questo video per voi è già martedì invece per me <ride> è lunedì vabbè detto questo ci vediamo al prossimo video 加油。